di pacificazione. Onorevole Di Stefano, se no poi dice che non le do la parola e ha ragione perché finora non le ho dato la parola. Vada. Grazie. No, intanto ha fatto bene il giornalista, l'inviato, a chiarire che parentela tra Movimento 5 Stelle e PD non ce n'è, non ce n'è mai stata. No, ma non volevo dire che foste voi parenti, per carità. No, l'inviato l'ha chiarito e sì, ha fatto bene. Sì. Non c'è mai stata nessuna parentela, anche perché apparentarsi con un partito che ad esempio oggi ha salvato il senatore Domenico Desiano dall'arresto per tangenti non è cosa che appartiene al Movimento 5 Stelle, l'ha votato insieme a Forza Italia. Chiariamo una cosa, perché mi sa che si vuole proprio togliere la responsabilità a chi ce l'ha, che è il PD sull'Unione Civili. Vi comunico che il Partito Democratico, tramite il suo Premier Renzi, quest'anno ha messo qualcosa come 40 votazioni di fiducia alla Camera e al Senato. Ha fatto la votazione di fiducia persino sulla legge elettorale, dove l'unico precedente era quello di Mussolini. E allora, proprio in una legge delicata come quella sull'Unione Civili, viene a dare la responsabilità a noi per una votazione che non si è effettuata. Aveva almeno 10 modi diversi per portarla a casa subito. Uno, se proprio voleva, noi non condividiamo perché siamo parlamentaristi e vogliamo una discussione parlamentare, mettere la fiducia. Due, discuterla, perché quello che non dice il sindaco Ricci è che non si è fatto ancora neanche un voto al Senato. Ovvero, la legge è arrivata, mi faccia parlare, poi ha parlato abbastanza, credo, quindi io l'ho fatta parlare tranquillamente. E non si è fatto neanche un voto, perché? Perché una volta che il PD si è contato, tant'è che la Cirinna parla chiaro e dice che è stata tradita da forze interne al Partito Democratico. Beh, ha detto anche da voi, comunque, di non avere i numeri con i suoi alleati, perché ricordiamo che il PD oggi è alleato proprio di chi non vuole la legge Cirinna, ovvero il centrodestra. E quindi ha dovuto ricorrere a un escamotage per rinviare la discussione, tant'è che la capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Nunzia De Girolamo, Nunzia Catalfo, prima e unica richiesta che ha fatto votare al Senato ieri è stata quella di indire una seduta straordinaria, quindi continuare a votare oggi, domani, fino a che si chiudeva il provvedimento, anche di notte in caso, e il senatore Zanda, capogruppo del Partito Democratico, ha chiesto la parola per dire rinviamo tutto al 24. Però, senta, cosa significa questo? Così chiudo questo cappello. Sì. Questo significa che la volontà politica del Movimento 5 Stelle è chiara fin dal primo giorno. Noi abbiamo detto, noi siamo favorevoli alle unioni civili, le voteremo, ma bisogna votarle, non si sono ancora votate. 500 emendamenti lavorando si chiudono in 3 giorni. Noi stamattina alla Camera in 4 ore ne abbiamo votati oltre 90, è fattibilissimo. Ricci. Le furbizie come le bugie hanno le gambe corte e quindi vedremo adesso quando sarà ora di votare come voterete. La materia delle unioni civili, come voi avete richiesto in commissione, non è una materia che il governo ha posto al Parlamento in termini di maggioranza-minoranza, tant'è che, le ripeto, lei in Parlamento lo dovrebbe sapere meglio di me, i protagonisti principali di questa riforma sono il Partito Democratico e le altre due forze di opposizione, sia SEL che il Movimento 5 Stelle. E proprio per questo motivo non ci si sottrae all'ultimo minuto. Io non ho capito che cosa state a fare in Parlamento se vi sottraete sempre. Vorrei capire sottrarsi da cosa? Sottrarsi dal votare in aula un testo che avete discusso due anni in commissione. Ricci, voi compresi. Ricci, non la Cirinna quando tavola. Dice ho sbagliato, sono stata ingenua, mi sono fidata del Movimento 5 Stelle. E perché avevate garantito in aula di votare l'emendamento Marcucci. Dopo. Dopodiché, dopo. Adesso, ripeto, è questione di giorni. La prossima settimana si comincerà a votare e ognuno avrà la responsabilità di votare il testo. Aggiungo... Io nel PD sono tra quelli che dicono che non va cambiata una virgola di quel testo anche ed noi. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Poi vedremo come andrà a finire. Okay. Io ve lo dico perché magari in alcune parti d'Italia capitano anche cose positive. Faccio un esempio molto piccolo del mio consiglio comunale, su un altro tema ma eticamente molto sensibile, abbiamo votato lunedì in consiglio comunale un ordine del giorno sul testamento biologico in maniera trasversale, facendo una discussione molto semplice e anche se il primo firmatario era un consigliere del PD, quelli del Movimento 5 Stelle non hanno fatto tatticismo e l'hanno votato. Quindi voglio dire, si possono fare le cose per bene senza far senza prevalere tatticismo. Ogni volta la tattica politica. Di Stefano, entro solo con questa affermazione della Cirinna e poi le lascio la parola. Monica Cirinna accusa i 5 Stelle, ecco gli sms in cui mi assicuravano i loro sì. Poi nella notte è arrivato il diktat stalinista di Di Maio. Mi viene da ridere.
Noi abbiamo una votazione fatta online che dice chiaramente che voteremo, e l'abbiamo detto anche pubblicamente al Senato, che voteremo la riforma per com'è. Siamo stati i primi a dire che non va toccata questa riforma. E se la Cirinà ha questi sms li facesse vedere, perché a parlare siamo tutti bravi ma non abbiamo visto ancora nulla, io ho soltanto una certezza. Noi abbiamo sempre detto che pratiche antidemocratiche come il cosiddetto canguro non debbano essere utilizzate. Perché? Perché il Parlamento è fatto per discutere le proposte di modifica. E allora, quando erano 5.000 emendamenti, abbiamo comunque detto che non voteremo che non avremmo votato il canguro, ma capisco che se ne potesse parlare perché erano 5.000 emendamenti. Ma con 500 emendamenti, lei dice, con lavorando meno emendamenti si può tre discutere. Giorni, si potevano votare. È inutile che Ricci prova a dire vedremo da mercoledì, perché qua se c'è un gruppo politico che è stato chiaro, abbiamo preso pure critiche Stefano, per questo, è il 5 Stelle che dal primo giorno ha detto sì, voteremo il testo per com'è. Senta, le accuse della base pentastellata, avete fatto un becero gioco politico, attacca il sindaco di Parma Pizzarotti, occasione sprecata, protesta delle associazioni gay, come risponde a tutto questo il movimento? Ma a parte che accusa della base del Movimento 5 Stelle è una frase molto avventurosa, perché cito io ho letto... Sì, infatti, Repubblica è il giornale del PD. Ho letto... Questo è il suo punto di vista, certo. La tessera numero uno del PD è il direttore di Repubblica, il capo di Repubblica, quindi Carlo De Benedetti. Detto ciò, la base del Movimento 5 Stelle ha capito perfettamente che non puoi barattare un diritto, che è quello della discussione parlamentare, allora, per accedere a un altro diritto. Perché domani questo sarà usato contro di te per toglierti tutti gli altri diritti. Sì, noi abbiamo la possibilità di votare questo testo, facciamolo. Dov'è il PD? In questo momento il Senato è chiuso. Lo diciamo ai cittadini che è chiuso il Senato in questo momento. Si poteva votare oggi, domani e sabato. Diventate grandi. Ricci, lei lo sa che è chiuso il Senato in questo momento. È tre anni che siete in Parlamento. Vi siete sottratti sull'elezione del Presidente della Repubblica, sulla legge elettorale, sulle riforme costituzionali. Su tutto ciò che dovrebbe vedere un'opposizione protagonista, Ricci, vi siete sottratti. Mi parli di questo. Il vostro problema è che avete... Siete voi al governo, Ricci. Ogni volta che vedete il PD andate fuori di testa. Siete voi al governo, Ricci. È più importante fare un dispetto al PD che fare le cose utili per il Paese. In questo Ricci, caso siete voi al governo, vi comunico.